Il Consiglio regionale della Lombardia, convocato per martedì 16 ottobre, con all'ordine del giorno la discussione sul riordino delle province della nostra regione, in realtà ha cambiato completamente ordine del giorno, perché nel frattempo sono successi gli avvenimenti che tutti hanno potuto leggere e seguire sui giornali. L'arresto dell'assessore Zambetti ha cambiato completamente il quadro politico, proprio per il tipo di accuse gravi che riguardano l'intervento della mafia fin dentro la giunta, con gli accordi che secondo l'accusa avrebbe fatto questo assessore. E per cui questo, unito a tutti gli altri problemi che già esistevano prima, ha contribuito a creare una situazione non più gestibile. Io ricordo che il Partito Democratico in Consiglio aveva da tempo richiesto che ci fosse un passo indietro, che si andasse alle nuove elezioni, perché questo continuo degrado, questo continuo esplodere di scandali ha creato una situazione ormai di completa perdita di fiducia, di enorme arrabbiatura dei cittadini, che nel mentre vedono per se stessi i sacrifici a cui sono sottoposti, le difficoltà per il lavoro, le difficoltà per tirare la fine del mese, dall'altra parte vedono non istituzioni che gli vengono incontro, ma istituzioni dentro le quali avvengono questi fatti. E il rischio è che appunto tutti poi siano considerati ladri, conniventi con la mafia, e alla fine che le istituzioni vengano fuori a pezzi. E bisogna stare attenti a distinguere tra chi commette reati o è accusato di averli commessi, e io ovviamente spero, auguro a tutti di essere capaci di dimostrare il contrario, e chi invece non li commette. Io insisto sempre sulla tesi: non siamo tutti uguali, e questo credo che sia ancora più vero oggi. Comunque, questa è la premessa che ci ha portato come PD a insistere molto per le dimissioni di Formigoni, e quindi andare a resettare questo sistema, azzerarlo, ritornare dalla gente a votare, a chiedere il loro voto sulla base di un progetto chiaro, dicendo quello che faremo, come lo faremo, con quali soldi e anche con delle facce pulite, pulite dentro e pulite fuori. Questo credo che sarebbe stato necessario farlo mesi e mesi fa, e lo crede tutto il gruppo del Partito Democratico. Abbiamo fatto in questi mesi una continua opposizione, abbiamo presentato una mozione di sfiducia che la maggioranza ha rifiutato, ma prima di quella avevamo chiesto le dimissioni dell'allora componente dell'ufficio di presidenza Ponzoni, poi siamo andati avanti ponendo di volta in volta i problemi su singole questioni, dal rimuovere un direttore in particolare della struttura sanitaria lombarda dell'ASL di Monza per poter chiudere un capitolo anche lì di sospetti. Abbiamo chiesto chiarimenti spesso su come venivano utilizzati e gestiti i bandi, abbiamo fatto operazioni per cercare di portare sul piano della sanità e dell'assistenza sociale molto più vicino al territorio i centri di comando. Qualche volta un po' questa azione è riuscita, molte altre volte no, perché in minoranza, appunto, si è in minoranza. E siamo arrivati a un punto gravissimo. Oggi siamo a una situazione che non è più governabile con i sistemi ordinari, vediamo, facciamo, è un caso individuale, risponderanno loro. Viene fuori l'idea falsa, però che va sui giornali di televisione, che anche la Lombardia è uguale a tutte le altre regioni. Io credo che
il peggior danno che Formigoni può avere fatto è proprio quello di lasciare andare avanti questo degrado verso la regione più importante d'Italia, che era un punto di riferimento sotto diversi aspetti. Credo che questo sia quello che è successo, non essere riusciti a togliere da sotto attacco la regione facendo un passo indietro. Bisogna farlo adesso e bisogna tornare rapidamente al voto. Io credo che lo dobbiamo fare rapidissimamente. Spero che il 25 di ottobre, data ultima di convocazione del Consiglio per appunto modificare la legge elettorale, togliendo di mezzo quel listino che ha consentito l'ingresso e l'elezione di Minetti e di anche qualche altro consigliere che forse attraverso il voto non sarebbe arrivato in consiglio, questa norma venga abolita. Tutti i consiglieri, compresi quelli che poi costituiranno il premio di maggioranza per chi vincerà, devono passare dal voto, devono dimostrare di avere il consenso della gente. Questa è la cosa che noi in questi giorni qui vogliamo fare trovando un accordo. Se non dovesse succedere, noi pensiamo che comunque il 25 è finita, non si può tenere aperto ancora questa legislatura. Credo quindi che se c'è l'accordo sulla legge elettorale si voterà con la nuova legge elettorale, se l'accordo non ci fosse ognuno si assumerà le sue responsabilità, perché è stato rifiutato, perché non si è fatto, ma non può essere un pretesto per dire allora andiamo al 26, andiamo al 27, andiamo al 30. No, il 25 si chiude, noi presentiamo le dimissioni, il PDL ha garantito che farà la stessa cosa e quindi raggiungeremo quelle 41 firme necessarie per andare a mettere fine, a sciogliere, cioè il Consiglio regionale. Da quel momento parte il tempo per le nuove elezioni, bisognerà vedere se si riesce a farle prima di Natale, cosa molto difficile per una ragione proprio di tempistica, se no sarà subito dopo, e bisognerà fare da parte nostra, per quanto riguarda quello che compete a noi, da parte di ognuno comunque, proposte chiare per far capire alla gente che chi prende in mano Regione Lombardia lo fa sulla base di un progetto serio e credibile.